Buongiorno, buongiorno e buon sabato 8 maggio. Cari amiche e cari amici, vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. Ieri ormai è storia. Per me una storia ricca di emozioni. Domani è un mistero, un affascinante mistero. Ma oggi è un meraviglioso dono, questo sabato 8 giugno. Dicevo una giornata ricca di straordinarie emozioni. Ieri c'è stata la presentazione del mio libro, del nostro libro, quello scritto insieme a Peppe Di Stefano, un libro che tutti coloro che mi hanno parlato dopo averlo letto, mi hanno confortato con le loro critiche positive, ci siamo divertiti, è un bel libro. Ma poi l'entrata nella sala di Marco Van Basten, mai nell'87 sono passati 37 anni, avrei immaginato che io, tifoso, a seguire quel Milan-Bari debutto in Coppa Italia di Marco Van Basten, 37 anni dopo sarei stato lì di fianco a lui con 31 trofei in più, grandi vecchi cuore, grande Milan, a parlare di Silvio Berlusconi, delle sue emozioni, poi bellissimo il siparietto quando è entrato Giorgio Furlani, che era in prima fila insieme ad Adriano Galliani, a Fedele Confalonieri, a Giancarlo Foscale, al dottor Tamana, al presidente del Torino, ma soprattutto l'editore del libro, Urbano Cairo, che poi ci ha raggiunto quando siamo andati a festeggiare questa presentazione, sempre con Marco Van Basten e la moglie Lisbeth, al ristorante. Siamo stati lì fino a mezzanotte. E dicevo, bellissimo il siparietto quando Camarda ha incontrato Marco Van Basten. Volevamo che si incontrassero, c'è una bella foto con Adriano Galliani, Van Basten, con Camarda e Giorgio Furlani in prima fila anche a lui, con Ricky Massara. Anche lui non ha voluto, ha voluto così assorbire quest'area del passato. Ma attenzione, mai come in questo video il passato meraviglioso di Marco Van Basten e dei dirigenti del Milan e del vecchio Milan si è fuso con il futuro. Perché ormai sembra chiaro, non c'è nessuna ufficialità, ma sembra ormai abbastanza evidente che Francesco Camarda sarà un giocatore del Milan fino al 2027 e già qualcuno dice va bene, ma fra 3 anni ce lo toglieranno. Cerchiamo di vivere un po' bene, festeggiamo questa firma. 2 mesi fa sembrava molto lontana, l'intervento degli stessi genitori, dello stesso Camarda, hanno permesso poi di trovare che l'agente di Camarda trovasse un accordo con il Milan e ora siamo contenti. Ma mai come ieri si è fuso il passato con il futuro. Voi dite sempre: ah, per le gatti vive di ricordi, ah, il passato. Il passato del Milan è così meraviglioso che me lo gusto ogni volta che posso. Però bisogna parlare anche del futuro. Il futuro ha un titolo: La mia missione a Londra, interprete principale Geoffrey Moncada. Moncada è andato a Londra per parlare certamente di Zirzé, ma forse non solo. E dunque è andato a Londra perché? Perché è la base operativa di Kia, l'agente che rappresenta oggi l'ultimo ostacolo tra il. È l'ultimo ostacolo per l'acquisizione di Zirkzee, di Joshua Zirkzee. Perché? Perché ormai sembra chiaro che il Milan abbia intenzione di mettere i 40 milioni e prendere il giocatore, però bisogna risolvere sempre la questione legata alle commissioni. C'è ottimismo, ed è abbastanza chiaro che Joshua Zirkzee voglia venire a Milano. È abbastanza chiaro, sembrano abbastanza chiare le sue intenzioni, e quindi anche la gente, che pure fa gli interessi,
certamente suoi, ma soprattutto del suo protetto, del suo giocatore, debba gioco forza venire un po' incontro alle richieste di Giorgio Furlani, che non ha certo intenzione di pagare 10 o peggio ancora 15 milioni. Quindi un viaggio che serve per tentare di avvicinare ancora le parti, un viaggio dunque utile proprio per questo motivo. Ma non solo. L'altro motivo importante è un doppio motivo importante. La fascia destra, piace molto questo cash inglese naturalizzato polacco, giocatore di fascia destra, buon giocatore, sembra che sia un giocatore indicato, dicono, da Fonseca e che il Milan cercherà di prendere, non costa pochissimo, ma indubbiamente potrebbe esserci un ulteriore tentativo proprio dopo la visita di Moncada, che avrà forse parlato con i plenipotenziari della squadra di Birmingham, l'Aston Villa. Attenzione poi a un altro tentativo possibile. Questo è un tentativo che mi intriga molto, mi intriga moltissimo. La possibilità di prendere Broia. Lo dico in albanese si dica così, non Broia, penso Armando Broia, giocatore del Chelsea, che il Milan, secondo qualche indiscrezione letta sui siti, ma non solo, vorrebbe prendere come alternativa centrale per Zirzi. E mi sembra una soluzione molto, molto intelligente. Tutto questo, se il Milan entrerà nell'ordine di idee di liberarsi ovviamente di Jovic. E allora la coppia là davanti, il giocatore forte, il giocatore d'aria come Broia, con il giocatore delizioso, fine, che permette gli inserimenti dei centrocampisti, e ovviamente parliamo di Joshua Zirkzee, sarebbe perfetto perché il Milan avrebbe le due punte, Okafor come terza alternativa. E quindi mi sembra, era proprio un quesito di questo mercato, ma Jovic farà il terzo attaccante, cioè nei tre attaccanti, oppure andrà via e il Milan dovrà prenderne un altro? Il fatto che, se verrà confermato che Broia può essere un obiettivo del Milan, un giocatore che ha avuto dei travagli fisici piuttosto pesanti, ecco che allora potrebbe veramente essere una soluzione che rafforzerebbe ancora e in quantità e in qualità la rosa del Milan. Qualcuno potrebbe dire sì, sempre e solo stranieri. Cari amiche e cari amici, sì e sempre solo stranieri. Questa è la strategia del Milan, però il fatto che ci si incomincia a muovere è certamente un bel viatico, si incomincia a ragionare. E quindi c'era un Giorgio Furlani ieri molto sereno, molto contento di questo siparietto con Camarda, un bel regalo che ha fatto a noi, lo ringraziamo, quello di portare Camarda e di essere presente alla presentazione del libro dedicato a Silvio Berlusconi. Oggi è l'8, a 4 giorni dalla sua scomparsa, lo ricordiamo, nel giugno del 2023, un anno fa, ci ha lasciato appunto Silvio Berlusconi. Altre novità non ce ne sono, se non quella di attesa per capire se esisterà l'Under 23, proprio la squadra dove potrebbe essere inserito Camarda, che ripeto, ieri ho visto sorridente, sicuro, divertito, e quindi un giocatore che mi sembra anche dall'aria molto intelligente, dall'aria molto rossonera, con quella sua faccia pulita che ai tifosi del Milan è sempre e subito piaciuta. Arriva il weekend, poi la settimana prossima
Si pensava ci fosse la firma di Camarda, ma si è già stata fatta. Dovrebbe esserci l'annuncio di Fonseca, poi l'apertura, e poi importante l'apertura della campagna abbonamenti. Domani, quindi, è una domenica di riflessione prima del prossimo tentativo, mentre oggi ancora sarò a Parma a parlare ancora di Silvio Berlusconi insieme ad Adriano Galliani, Filippo Galli e Demetrio Albertini in uno dei panel, cioè una delle parti del meraviglioso festival della Serie A, organizzato in maniera totalmente splendida appunto dalla Lega Calcio. Io sarò il relatore e parlerò proprio con Adriano Galliani, con Filippo Galli e con Demetrio Albertini per un'altra serata ricca di Milan, sempre tra il passato e il futuro. Galliani ha confermato che dovrebbe essere, a proposito di Milan, esserci la presenza di Nesta. Io dunque mi auguro che il libro vi piaccia, ma soprattutto mi auguro che la missione a Londra di Moncada abbia portato e porterà risultati importanti, perché Broia come alternativa, Cash come novità e Zirze, se riuscirà a risolvere i problemi legati alle commissioni, beh, la partenza del mercato, che ripeto, oggi siamo solo l'8 di giugno e già ci sono già questi tentativi ben chiari ed evidenti, questo non può far piacere che molto piacere ai tifosi del Milan. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale di Carlo Pellegatti, mettete la campanella e scaricate il link in descrizione.